Benvenuti a Innovation Village 2022, questa sessione primaverile della settima edizione del network sull'innovazione organizzato da Technology for Business con Regione Campania. Anche quest'anno Inail affianca Innovation Village, parliamo di un partner storico di questa manifestazione, davvero presente praticamente dagli albori ed è una partnership che si consolida, che si rafforza anche quest'anno con un momento che abbiamo voluto dedicare all'innovazione legata al ruolo dell'Inail nel sistema welfare del paese, perché Inail sta un po' cambiando, vuole un po' cambiare anche la sua visione verso l'esterno, verso la società, che ovviamente presenta nuovi aspetti e nuove tipologie di lavoro. Ne parleremo con Adele Pomponio, che è la direttrice regionale vicaria di Inail Campania. Entreremo proprio nel merito di Inail, con Mattia D'Apunto, direttore cassa edile di Napoli e del Centro Formazione e Servizi di Napoli, e con Luca Simeone, che è il presidente dell'associazione Napoli Pedala, che tra l'altro oggi è il 9 maggio, sta vivendo giorni intensi, esatto, visto che tra poco arriva il Giro d'Italia, quindi torniamo anche allo sport. Adele, buongiorno, benvenuta, buongiorno, grazie. Grazie di essere con noi. Dunque, Inail, come sta lavorando soprattutto nell'ambito dell'innovazione? Cosa sta cambiando rispetto al recente passato, alle classiche iniziative di Inail che conosciamo? Voi parlavate nel titolo di welfare, di come l'Inail si pone. L'Inail è l'unico ente che in questo momento è in grado a tutto campo di intervenire in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita. Noi affianchiamo gli infortunati, ma soprattutto guardiamo e accompagniamo i processi di crescita alle piccole e medie imprese del nostro territorio. Abbiamo negli anni sviluppato un nuovo modello di salute e sicurezza. Siamo partiti come ente assicuratore, oggi dal 2010 facciamo parte di quello che è stato chiamato il polo di salute e sicurezza, ovvero prendiamo in carico gli assistiti, facciamo delle attività di reinserimento, li accompagniamo in un processo di reinserimento sociale e lavorativo, ma allo stesso tempo siamo cresciuti anche sotto la forma di consulenza, sotto la forma abbiamo arricchito la nostra casa con nuove professionalità, abbiamo ricercatori di quelli che un tempo era l'ISPESL, e quindi abbiamo anche un occhio diretto a tutto quello che è innovazione e ricerca. In tal senso possiamo dire che le nostre attività sul territorio, soprattutto campano, sono cresciute con una forte rete di persone, una forte rete di istituzioni con i quali stiamo sviluppando idee soprattutto per creare una cultura della sicurezza, una cultura che accompagni la crescita del paese, dei nostri territori, per fare in modo che infortuni, malattie siano sempre meno denunciate e soprattutto siano accompagnate le crescite in materia di salute e sicurezza delle imprese. Noi abbiamo una serie di attività, una serie di incentivi economici per le imprese che investono in salute e in sicurezza. E la testimonianza dei colleghi che sono oggi con me rappresenta quella rete di istituzioni che stiamo creando nel nostro territorio e che sono partner privilegiati per veicolare questi messaggi di salute e sicurezza sul nostro territorio. Direttore D'Apunto, invece con lei affrontiamo insomma ambiti un po' più specifici, no? Perché parliamo di professionisti, parliamo di assistenza, di formazione e servizi. In che modo insomma collaborate con Inail? Allora, il mio rapporto con l'Inail nasce nel 2007 perché ero il dirigente delle relazioni industriali dell'Associazione Costruttori di Napoli. È partita una grande campagna a livello nazionale del Lance nazionale in cui ci chiedevano appunto di fare degli incontri specifici presso le scuole, presso determinati enti, e contattai proprio l'Inail nel 2007 l'allora direttore Carlo D'Amato e il direttore regionale Luca Matarese, il compianto direttore Luca Matarese, che veramente ci mise a disposizione proprio le professionalità più importanti dell'Inail per raggiungere i nostri obiettivi.
E devo dire che sono 15 anni che facciamo attività insieme con l'INE. Abbiamo fatto numerose iniziative. Io voglio ricordare quelle più importanti. Intanto nel 2007 partì questa campagna dove noi andavamo presso le scuole, soprattutto presso gli istituti tecnici per geometri, dove parlavamo di sicurezza. Divenne proprio un must, quello di parlare della sicurezza sui cantieri, come affrontare la sicurezza da parte di quei giovani che si andavano a diplomare, parlavamo nelle classi quinte soprattutto, si andavano a diplomare che per poi entrare nel settore. Successivamente, sempre con l'INE, abbiamo dato vita al progetto di adesso, un progetto che va avanti da 12 anni, è un progetto ormai storico, siamo diventati anche un gruppo di amici, no? Che va al di là del ruolo, del rapporto, eccetera. E questo progetto ci ha fatto incontrare oltre 1200 ragazzi. Noi che cosa facciamo? Facciamo dei moduli formativi dove parliamo di sicurezza, parliamo di come fare un curriculum, di come affrontare un colloquio, facciamo conoscere l'INA. Ultimamente sono stati portati anche dei lavoratori che hanno avuto delle menomazioni e come l'INAIL è intervenuta proprio nell'ambito del supporto, del cosiddetto welfare sul singolo lavoratore. Abbiamo fatto un progetto bellissimo che è ancora in corso presso l'Istituto di Nisida con i ragazzi del carcere di Nisida. Anche lì l'INAIL veramente è stata importantissima dal punto di vista dell'avvio di questo progetto per la formazione di questi ragazzi. Abbiamo fatto delle cose tangibili, c'erano degli scantinati pieni di macerie accumulati negli anni. Oggi ci sono delle aule di esposizione dove i ragazzi hanno fatto anche un piccolo teatrino. E alcuni di questi ragazzi, di cui si annisa, nel momento in cui sono usciti, grazie a questo progetto, sono stati occupati sia nell'ambito edilizio che in altre mansioni. Quindi diciamo con l'INAIL questo rapporto c'è e continuerà ad esserci perché, ripeto, va al di là del singolo progetto e del singolo ruolo. Grazie, molto interessante. Poi insomma riuscire a coinvolgere anche giovani e meno giovani presenti sul territorio, insomma, mi sembra che si vadano a compiere proprio delle missioni anche sociali e non soltanto professionali in un territorio come quello napoletano. Luca Simeone, Associazione Napoli Pedale, invece il vostro contributo in quest'ambito, poi magari facciamo anche un excursus extra Innovation Village. Beh, noi abbiamo cominciato a collaborare con INAIL proprio sui temi della sicurezza sul lavoro, a partire dall'infortunio in itinere, cioè la possibilità di coprire chi insomma un infortunio andando al lavoro in bicicletta, insomma al pari di chi utilizza l'auto. Questa innovazione importante, insomma non solo culturale ma anche molto molto concreta, ha fatto sì insomma che si aprisse un tavolo per cominciare a capire in che modo, diciamo, integrare sicurezza sul lavoro e declinarlo con la sicurezza in strada, perché insomma ci sono diverse categorie di lavoratori che lavorano appunto in strada. Una di queste, quella che è diventata la più nota durante la pandemia, è la categoria dei rider. Ovviamente insomma abbiamo imparato a conoscere tutti bene i rider, il loro lavoro encomiabile, insomma come ci hanno aiutato insomma, in questi mesi, in questi anni difficili, per cui insomma ci siamo seduti a un tavolo con direttrice Pompone, con la CGL, per capire cosa potevamo fare noi. Insomma, innanzitutto INAIL ha esteso la copertura assicurativa appunto anche per i ciclofattorini, insomma, quindi questa è una cosa fondamentale, per un patto che poi insomma chi li assuma lo faccia insomma in modo regolare. Ma siamo andati oltre, abbiamo ragionato sui bisogni concreti dei rider. E uno di questi era quello di un luogo fisico dove riposarsi banalmente tra una consegna e l'altra. Quindi è nata Casa dei Rider, che ha sede in Galleria Principi di Napoli, da più di un anno. È un'esperienza, un esperimento riuscito, che è in una fase 2.0 potremmo definire, cioè quella di ora che appunto un'attenzione anche a livello nazionale sulle condizioni contrattuali lavorative c'è stata,
di evolvere le condizioni di lavoro per i rider anche a partire dal proprio mezzo di trasporto. Infatti, grazie a dei seminari che ha realizzato INAIL, si è fatto comprendere ai rider che passare 7, 8 ore, anche 10, su una sella di uno scooter non è proprio, diciamo, la cosa, e farlo per n giorni durante la settimana è molto molto gravoso anche dal punto di vista sanitario. Per cui uno shift verso l'utilizzo di bici a pedalata assistita, piuttosto che anche cargo bike che ti permettono di non portare quello zainetto, quello zainone, insomma, dietro le spalle, ma metterlo avanti o dietro, insomma, è un'innovazione sui temi della sicurezza importantissima. Quindi su questo ci siamo, stiamo lavorando, c'è una collaborazione che continua ad andare avanti, insomma, e prova a innescare anche degli elementi di consapevolezza, di innovazione culturale e sociale anche nel tessuto imprenditoriale, perché poi, insomma, chiunque ha necessità di fare consegne, insomma, farlo in modo rispettando i diritti dei lavoratori, le condizioni di sicurezza, credo che sia un punto di forza per tutti. Assolutamente, grazie dei vostri interventi molto interessanti. Torno da Adele, che ci deve anche un po' svelare, no, le prossime strategie di INAIL e INAIL Campania in questo caso, perché abbiamo visto attivare grandi collaborazioni sul territorio che daranno davvero benefici concreti a chi lavora qui. Insomma, adesso i prossimi passi quali pensa che possiamo? Noi dobbiamo continuare con questa rete articolata di partner privilegiati per INAIL, perché dobbiamo intercettare quanti più lavoratori possibile, quanti più futuri lavoratori e imprenditori di questo territorio. Quindi sicuramente continuiamo in un'attività di vera e propria cultura della salute e sicurezza. Questo è fondamentale per un territorio che deve crescere. E poi andiamo con una serie di bandi che sono nazionali e che poi si traducono nel nostro territorio con tutta una serie di attività formative, informative, ma anche di sostegno alle imprese. L'ultimo bando porterà in Campania 17 milioni di sostegno a quelle imprese che investiranno in salute e sicurezza, quindi mi sembra un accompagnamento per la crescita di questo territorio veramente importante. È fondamentale soprattutto intercettare chi non ancora ha conoscenza di INAIL e di quello che fa INAIL, non solo per i lavoratori ma anche per le imprese. Noi siamo stati sempre ancorati al concetto ancora del vecchio ente assicuratore. In realtà in questi anni, come lei ha già messo in luce, abbiamo sviluppato delle altre capacità e delle altre settori di ricerca, di accompagnamento e di consulenza per le imprese stesse. Quindi su questa scia dobbiamo ulteriormente crescere come campagna, e ci sono tutti i presupposti per poterlo fare, perché noi abbiamo un articolato di aziende sane che in questo territorio lavora in modo sano, che hanno necessità di essere ulteriormente agevolati nelle scelte di prevenzione e sicurezza che fanno nelle loro aziende, così come dobbiamo maggiormente mettere in luce che l'ente aiuta tutti i lavoratori, anche quelli che lavorano a nero, anche quelli che non sono assicurati dal datore di lavoro. In caso di infortunio, in caso di incidente, l'INAIL interviene, perché c'è una automaticità delle prestazioni, per cui anche il cosiddetto lavoratore in nero deve entrare in contatto con l'istituto per poter avere un articolato di azioni, che un cordone di protezione che noi riusciamo a fare per lui e per le eventuali famiglie nel caso di infortunio mortale. Molto interessante, anche perché, insomma, spesso, no, magari la mentalità popolare porta a dire la causa, faccio questo, faccio quello, invece INAIL arriva proprio a sostegno senza che si debbano attivare. In modo diretto e anche ulteriore rispetto a quello che potrebbe fare un'assicurazione privata, perché noi abbiamo una serie di azioni che mettiamo in campo anche per reinserirlo socialmente e lavorativamente il lavoratore che si è infortunato. Cerchiamo delle azioni che vanno anche al di là del mero ristoro economico, che poi è quello che dà maggiormente dignità al lavoratore infortunato, perché il lavoratore infortunato non ha bisogno solo del sostegno economico, ma ha bisogno anche di riacquistare una propria dignità all'interno dell'ambiente sociale e lavorativo.
Assolutamente, molto interessante. Direttore, proseguirei anche con lei su questa strada, no, di prospettive future, sì, insomma, perché questi progetti hanno grandi sì, possibilità. Ma intanto devo ringraziare Lina, no, perché se abbiamo raggiunto dei piccoli risultati, poi non sono così piccoli, perché come direttore della cassiera del CFS, diciamo, ho una panoramica piuttosto ampia, no, di quello che è il settore in questo momento. Devo dire che se oggi i ragazzi, i giovani che entrano nel comparto edilizia portano già il casco o affrontano la sicurezza in un modo diverso da chi ha 50-60 anni, è grazie anche a quello che un po' abbiamo fatto in questi anni. Devo dire che noi come Centro Formazione e Sicurezza, ovviamente il nostro settore, che è uno dei settori un po' più a rischio proprio perché non è una struttura fissa, ma diciamo che è molto variabile, ovviamente l'infortunio può accadere. Quello che cerchiamo di spingere, soprattutto, ripeto, sui giovani, è quello della prevenzione, perché è importantissimo. E ripeto, con l'INAIL io ho trovato campo fertile, no? Perché è il loro, diciamo, è il loro obiettivo, ma è l'obiettivo anche nostro. I dati, non lo voglio dire, ma insomma qualche piccola soddisfazione ce la siamo data, perché sono in calo, anche se, ripeto, anche il solo infortunio o il morto non ci dovrebbe essere. L'obiettivo è arrivare a zero. È difficile, ma comunque il nostro obiettivo è quello. Continueremo con le scuole sicuramente, perché è importante, anche se oggi troviamo difficoltà a reperire giovani sul mercato da inserire, come anche altri comparti, nel mondo del lavoro. Questo purtroppo scontiamo altre politiche fatte che secondo me hanno danneggiato quella che è poi la ricerca del ragazzo giovane, però non è questo l'oggetto dell'intervista, però è un problema che ci portiamo avanti. E batteremo anche su altri. Noi, per esempio, le dico, sempre con l'INE facciamo i giovedì della sicurezza, no? C'è un collegamento con tutta Italia, è ormai diventato un punto di riferimento questo incontro che facciamo una volta al mese su delle tematiche specifiche, sulle, ovviamente anche sulle ultime novità da parte del legislatore che ci sono state qualche mese fa, e abbiamo dei collegamenti, ormai il collegamento in tutta Italia, quindi questo per noi è una grande soddisfazione. E ripeto, stiamo portando a casa dei piccoli risultati che cercheremo di incrementare. Grazie, grazie direttore. Luca, invece con te vorrei veramente collegarmi anche a questo discorso. Mi sembra che ci sia un'educazione al lavoro di cui forse si parla troppo poco, forse anche nelle fasi scolastiche, in cui paradossalmente i rider sono ancora più indietro di tutti, cioè mentre il direttore ci diceva che siamo ormai su una strada ben avviata per quanto riguarda cantieri eccetera, invece i rider sono stati un po' lasciati a se stessi anche in questa materia. Sì, ma tra l'altro, diciamo, il concetto che noi abbiamo provato a inserire nell'ambito di questo progetto Nuovi Tutele per Nuovi Lavori nasce da un valore importante, che è la sicurezza stradale, la strada intesa come luogo di lavoro, come estensione dell'ufficio, perché ci sono alcune professioni, ci sono i rider, ma tu insomma mi facevi anche un link al giro, no? Che passerà sabato da Napoli, insomma, e tutta l'area flegrea. Ragioniamo su questo fatto: i ciclisti professionisti che vedremo girare per le nostre strade sabato, appunto, sono dei professionisti e loro lavorano in strada, si allenano in strada. Un incidente di un campione piuttosto che di un amatore, insomma, di chiunque utilizzi la bici a fine lavorativo, è un incidente che si realizza in strada e che quindi, diciamo, ponendo forza su questo concetto, noi abbiamo esteso la sicurezza stradale come la necessità di creare un ambiente più sicuro non solo per chi ci lavora, ma anche per chi lo vive, lo attraversa, famiglie, bambini, nonni che accompagnano i nipotini a scuola, insomma, quindi la strada come un'estensione della nostra casa. Quindi questo è un po' il cuore del progetto, e devo dire che abbiamo avuto un'attenzione importantissima, insomma, da tutta Italia, insomma, per questa che è stata definita, che è, insomma, ancora ad oggi la prima e unica esperienza, insomma. Quindi noi ci auguriamo, abbiamo offerto supporto e consulenza, insomma, in altre regioni d'Italia per far sì che
luoghi come questi realmente utili ed essenziali, insomma, aprano al più presto anche in altre parti del nostro paese. Molto bene Luca, grazie, grazie a, a tutti per questa, per questo focus che veramente mi sembra abbiamo ben centrato toccando varie tematiche, però la sintesi la fa lei, direttrice di questa chiacchierata, dandoci magari appuntamento al prossimo autunno quando usciamo. Quello sicuramente, perché ormai siamo sicuramente non mancheremo, soprattutto perché per noi è un'occasione per parlare con chi si occupa su questo territorio di temi importanti come quelli dell'innovazione. Chi mi ha preceduto ha dato un'idea di come stiamo lavorando sul territorio, sicuramente sono delle piccole attività ma che hanno un grande successo nel momento in cui se ne parla, e anche l'attività che abbiamo svolto con la Casa Rider rappresenta la necessità di essere lungimiranti. Noi abbiamo iniziato un progetto da un anno ormai, era un momento storico particolare, ma abbiamo accettato la sfida e abbiamo cofinanziato la realizzazione di questa attività, e lo stesso proveremo a fare con i partner consolidati per portare avanti delle politiche di cultura della salute e sicurezza. Quindi gli obiettivi futuri saranno quelli di consolidare e arricchire la nostra rete di partner per lavorare su questo territorio. Bene, vi ringrazio molto, vi aspettiamo allora al prossimo Innovation Village a ottobre e a presto, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.